Siamo di latte con la nostra dottoressa Anna Villarini in collegamento dalla Cascina Rosa, la scuola di cucina preventiva dell'Istituto Nazionale Tumori di Milano, lo chef Giovanni Allegro. Allora, dottoressa Villarini, il latte è davvero l'alimento completo di cui si favoleggiava nelle prudenti ammonizioni delle nonne? Prendi il latte, è un alimento completo, e lo è? È un alimento che contiene molte sostanze, sicuramente è completo per il bambino fino a, fino a 6 mesi, fino a che non si inizia lo svezzamento. È ovvio che per l'adulto non può essere un alimento completo e comunque non è un alimento che ha tutti quegli effetti positivi consumato quotidianamente che si pensava una volta. Intanto io penso che c'è da notare che noi siamo l'unico mammifero che continua a bere latte da adulto. E oltretutto beviamo latte di un'altra specie, non il latte materno. E perché sì, non sempre si può bere il latte della mamma, no, quindi è bene. Se... è difficile procurarsi tanto. Ci sono delle difficoltà tanto. Tecniche, diciamo così. E però il latte vaccino è molto diverso dal latte materno. Quindi noi continuiamo a bere un latte che è diverso da quello che siamo abituati a bere da bambini. No? Noi quindi non siamo in grado di affrontare questo latte, perché cosa ci manca? No, a noi ci manca per qualunque tipo di latte, anche fosse quello materno. Dopo 3 anni ci viene a mancare la lattasi, cioè comincia a diminuire fortemente. La lattasi è quell'enzima che serve a digerire il lattosio. E poi ci viene a mancare più o meno alla stessa età la arennina, che è un'enzima che serve a digerire la caseina. La lattasi l'avevo sentita, l'arennina non me l'hanno mai presentata. Non... E invece adesso io la presento io. Me la presento, l'arennina. L'arennina. Sì, sì. È un'enzima che abbiamo da piccoli all'interno dello stomaco, che però poi si perde la produzione di questi due enzimi. Quindi al nostro intestino arriva un latte che non è completamente digerito. E quando arrivano delle sostanze non ben digerite, solitamente... L'intestino si ribella e si manifesta a quella che comunemente viene chiamata colite, è il sintomo più comune dell'intolleranza al latte. Ecco perché tantissime persone soffrono di colite, perché si continua a bere latte anche quando gli enzimi non lavorano più bene. Perché l'arennina non c'è. No, e non c'è neanche più. No, c'è, neanche in realtà, la lattasi. Se uno continua a bere latte, un pochino se ne mantiene, però se ne mantiene poca, quindi non per digerire bene. E allora io ritengo che... se qualcuno vuole continuare a bere il latte da adulti, almeno lo beva biologico, così rimane il problema della lattasi e della arennina. C'è qualcosa di infantile ottimizziamo... che residua in quelli che amano tanto il latte, glielo chiedo sì, perché sì, io sono no, tra loro. Forse, non io lo so, sono biberona, tra quelli che non lo bevo. Si immagini quanto... Invece il cappuccino, come si fa? Però, no, ma il latte come un faccio? Pochino di dipendenza la dà, ecco, perché sì, non me ne perché produce endorfine, quindi ci fa star bene. Il latte? Un pochino, sì. E come facciamo senza latte? Facciamo con altri latti, sostituiamo la colazione con altre cose. Per esempio in commercio ci sono i latti vegetali, che sono meravigliosi, perché non hanno latte di riso, latte di soia, latte d'avena, adesso latte di camut. Il cappuccino con la soia, È buonissimo, è buonissimo. È buono. Sì, sì, io ve lo consiglio. Sì, sì. Avena? Sì, sì, avena, mandorla. Del latte di mandorla. Sì, sì. A proposito di latte di mandorla, devo sapere che in noi meridionali il latte di mandorla, e mi pare che il professor Volpe mi possa seguire su questo terreno, l'abbiamo consumato come bibita estiva rinfrescante, buonissima, vero professor? Assolutamente, sì. Oh, non è grasso, è che... Allora, chi meglio... Eccole lì, ma questa è una sorpresa. Un applauso alle mandorle. È l'unica trasmissione in cui si può fare l'applauso alle mandorle. E al sorriso dello chef Allegro. Allora, come facciamo nelle sue ricette, come facciamo a fare a meno del latte? Come lo sostituisce? Beh, certamente come ha detto appena adesso la dottoressa Villarini, praticamente con il latte di soia oppure con il latte ricavato da cereali, come il latte di riso, il latte di avena, oppure con un latte che io uso abbastanza spesso nella mia cucina, che è il latte di mandorle, no? Che è un latte che si può... trovare già pronto, oppure si può anche prepararlo abbastanza velocemente con questi semplici ingredienti. Vediamo. No, per preparare un latte di mandorle bastano un paio di etti di mandorle, 1 litro d'acqua circa, no, un buon frullatore. Ma mandorle fresche, quindi sì, quelle con il guscio mandorle, verde di velluto? Non mandorle quelle fresche già spellate, oppure con la buccia. E togliamo la buccia semplicemente sbollentandole per 30 l'acqua. Secondi. Come si fa? Si frullano? Sì, quindi le mandorle vanno messe nel frullatore, si frullano molto finemente e dopo averle frullate bene bene si comincia ad aggiungere l'acqua a filo. No, e alla fine, dopo aver frullato bene bene, si ottiene un latte così. Eccolo là.
Ma è simile a quello che io magnificavo prima, che bevevamo alle feste patronali qui Volpi e Dio, il professor Volpi e Dio, oppure questo è meno saporito? No, no, la bontà è sicuramente simile, purché si usino delle mandorle di pari qualità. Certo, è buono anche questo. Se aggiungi lo zucchero, no, non serve. No, assolutamente. Allora, le mandorle sono già dolci. Proceda pure con la ricetta, intanto, dottoressa, per quale motivo il latte vegetale è preferibile dunque a quello vaccino? Ma è preferibile prima di tutto perché non crea problemi di intolleranze, lo riusciamo a digerire benissimo, è un latte rinfrescante, una bevanda rinfrescante, quindi da questo punto di vista è ottimo.